Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore, questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it sull'andamento dei mercati finanziari. Andamento di poco sopra la parità per i listini europei e intorno alla parità per Wall Street, dove l'S&P 500 guadagna lo 0,08%, il Nasdaq perde lo 0,11% e appunto l'Eurostoxx 50 ha chiuso in rialzo di un quarto di punto percentuale. Questo grazie alle performance del DAX e del CAC 40, perché il nostro FTSE MIB ha segnato un rosso dello 0,4%, fermandosi a 27.370,85 punti. I riflettori degli operatori sono puntati sul mercato obbligazionario. Da un lato a Wall Street ci sono i titoli a 2-10 anni che quotano ai massimi pluriennali, ed è anche fisiologico data l'inflazione ai massimi da 40 anni e l'intenzione della Fed di alzare il costo del denaro 3 o anche 4 volte nel corso del 2022. E nelle ultime ore si è diffuso anche il rumor secondo cui la prima stretta al rialzo, quella in calendario a marzo, potrebbe essere ben più consistente dei 25 punti base stimati ed attestarsi a mezzo punto percentuale. Indicazioni simili in Europa, dove si guarda al ritorno del Bund a 10 anni, al rendimento del Bund a 10 anni, che è tornato per la prima volta dal 2019 sopra quota 0%. Il contemporaneo movimento ascendente anche del rendimento del nostro BTP a 10 anni ha fatto sì che lo spread salga di un punto percentuale a 138 punti base. Sul FTSE MIB spiccano i rialzi dei titoli del comparto energetico come Saipem ed Eni, salite rispettivamente a 3,74 e dell'1,13%. In entrambi i casi si tratta di un movimento in scia del rialzo, quarto consecutivo del prezzo del greggio, salito oggi a 88,6 dollari al barile, quindi anche in questo caso parliamo di massimi pluriennali. Bene anche Moncler, più 3,22%, che ha capitalizzato le indicazioni arrivate dai numeri del gruppo Richemont e di Prada. E bene anche Leonardo, più del 26%, che stando ben informati potrebbe ricevere nuove commesse da Airbus in relazione all'affare ITA. In rosso invece ST Microelectronics, meno 3,12%, Telecom Italia, meno 3,02%, dopo che le indiscrezioni secondo cui il piano presentato dall'attuale direttore generale prevederebbe lo scorporo della rete e quindi non passerebbe per l'offerta di KKR. In rosso anche Prysmian, sotto inchiesta in Germania, e il comparto bancario con il meno 1,59% di Intesa San Paolo. Sul completo spicca il più 9,45% di Landi Renzo, il più 6,75% di Borgo Sesia, mentre sul completo EMS Italia ha segnato un meno 12,26%, Meritech Mount un meno 4,94%. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.